Amici carissimi, bentrovati ancora una volta all'appuntamento solito con Piazza del Popolo in rete. Ormai siamo nella fase in cui si scelgono i candidati, si ufficializzano alcuni candidati. È chiaro che soprattutto i consiglieri regionali uscenti sono già ufficialmente candidati. Abbiamo avuto nelle scorse settimane ospiti di tutti gli schieramenti e questa volta torniamo con un ospite di casa nostra, un ospite che tra l'altro è stato sindaco della città di Manfredonia, è stato in questa legislatura consigliere regionale, lo è attualmente e quindi si ricandida per una nuova elezione al Consiglio regionale. Ovviamente, da quel che ho detto, avrete compreso tutti che si tratta di Francesco Paolo Campo, che tutti amichevolmente chiamano Paolo Campo. Ciao Buonasera, Paolo. ciao Vincenzo e grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui a Manfredonia TV e soprattutto per essere ospite di questa trasmissione, una trasmissione che vuole essere allo stesso tempo uno specchio, un riflesso per quel che sarà la Puglia del futuro e chissà anche per la Manfredonia del futuro. Paolo Campo nel 2015 ha preso circa 8.000 voti, quasi tutti a Manfredonia, si può Ho dire, preso circa può. 9.000 voti, circa 5.000 a Manfredonia. Quindi un bacino elettorale notevole, per cui è chiaro che si parte da Manfredonia per poi cercare proselitismo anche in tutta la Capitanata. Manfredonia, che cosa può darti Paolo rispetto a questa ennesima candidatura? Cosa ti aspetti dalla città di Manfredonia? Ma è una domanda alla quale è difficile rispondere, sono molto sincero. Nel senso io, bisogna prima comprendere come la città reagirà alle vicende politiche che l'hanno attraversata nei mesi che abbiamo alle spalle e quanti manfredoniani sceglieranno di andare alle urne. Io quindi mi auguro principalmente che siano in tanti quelli che sceglieranno di recarsi alle urne. Nonostante i postumi del Covid, nonostante le difficoltà del momento e nonostante una campagna elettorale che insomma un voto che seguirà alla fine dell'estate, quindi calendarizzato a metà settembre, tutte quante circostanze quindi che congiurano contro una larga partecipazione, la mia speranza è che i manfredoniani si rechino alle urne, perché sarebbe un primo risultato importante. Questa è una città che ha bisogno di rimettersi in moto. E per farlo ha bisogno del contributo di tutti, che si generino energie positive, ma soprattutto che i cittadini scelgano di continuare ad occuparsi di politica e dunque prendano molto sul serio l'elezione dei loro rappresentanti in regione, perché scegliere chi mandare in regione farà la differenza anche rispetto a quel che accadrà o che potrà accadere nel futuro a Manfredonia. È chiaro che io mi attendo dalla mia città un riconoscimento, un consenso che sicuramente può essere fondato su quel che ho dato in questi anni, sulle tracce che ancora ho lasciato, sulle tante cose che quando ero sindaco ho realizzato. Poi mi aspetto anche che ci saranno cittadini e cittadine che invece mi metteranno di fronte agli errori che ho compiuto, alcuni di sottovalutazione sul piano politico, li ho riconosciuti, li riconosco, qualcuno anche grave, ma sai, milito e faccio politica ormai da un po' di anni, quindi nell'arco, tra virgolette, di una carriera ci sta che il giudizio può essere il più vario. Penso però di poter essere in grado di dare a questa città ancora un grande contributo e poi soprattutto mi candido non per dare soddisfazione a un'ambizione personale. Mi candido perché sono uno degli 8 candidati del Partito Democratico,
perché sostengo la causa del Partito Democratico a Manfredonia, come a Bari, come a Roma, sono un dirigente nazionale del Partito Democratico, e sostengo l'elezione a Presidente della Giunta regionale di Michele Emiliano. Quindi la mia candidatura ha un senso più complessivo e dunque per i cittadini di Manfredonia che si riconoscono in una parte politica, voglio dire, è la candidatura che io mi aspetto venga sostenuta. Bene, quindi sei partito proprio da Manfredonia, come era stato posto nella stessa domanda, una città che chiaramente sta vivendo, come tu stesso hai accennato, un periodo travagliato, non solo per l'emergenza sanitaria, ma soprattutto per quello che si è verificato negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, sia della civica amministrazione, sia per quel che riguarda invece le varie vicende che si sono succedute, in particolare quella relativa al bilancio, quella relativa al piano di riequilibrio. Però eventualmente dopo torniamo su questi argomenti. Io invece vorrei cercare di focalizzare la situazione del Partito Democratico a Manfredonia. Tu sei ovviamente il rappresentante più importante assieme a Michele Bordo, per cui avete senz'altro uno specchio della situazione, perché ci sono molti militanti che sembra abbiano lasciato il partito, qualche ex consigliere si è messo da parte. Come la vedi questa situazione attualmente? È positiva o negativa dal punto di vista elettorale? Mi dirai sicuramente negativa, però. No, come ci insegnano gli antichi maestri, poi qualche bolla in pentola realmente lo capiremo il giorno in cui si apriranno le urne, quindi non ha tanto senso esercitarsi in pronostici. Posso dire sicuramente che veniamo da una sconfitta elettorale, quella delle europee del 2019, che ha segnato forse, credo, il punto più basso nella storia del consenso del partito al quale io appartengo, per tante ragioni, alcune delle quali tu le ricordavi. Una difficoltà che sta dentro un quadro di difficoltà che è stata anche nazionale e che ha messo il Partito Democratico di fronte alla necessità di compiere alcune scelte. Abbiamo adesso un nuovo segretario, io credo sia stata salutare la chiarezza che si è fatta in mezzo a noi all'esito delle elezioni di Zingaretti. C'era una parte del partito, secondo me, che poco aveva a che fare con i valori che il Partito Democratico difende. Hanno fatto una scelta diversa, secondo me legittima, ma che almeno fa chiarezza. Consentono al Partito Democratico, hanno consentito al nostro partito, io credo negli ultimi mesi di caratterizzare il suo profilo politico per quelli che sono, seguendo quelli che sono i valori fondativi che hanno dato origine al Partito Democratico e che sicuramente lo collocano nello schieramento di sinistra, di centrosinistra, nell'arco politico nazionale. E credo che questo sia stato salutare, credo che questo, lo dicono i sondaggi, poi non so quanta attendibilità ognuno di noi sia disposto a riconoscere ai sondaggi. Comunque, mi sembra che anche a livello nazionale ci sia una ripresa del Partito Democratico, anche a Manfredonia si è avviato un percorso di rinnovamento. Alcuni hanno scelto di prendere altre strade, come è avvenuto anche altrove, alcuni hanno scelto di disimpegnarsi e noi abbiamo celebrato un congresso cittadino che ha portato all'elezione di nuovi organismi dirigenti, di un nuovo segretario. E, ahimè, l'emergenza Covid in qualche modo ha limitato parecchio la possibilità del nuovo gruppo dirigente di proporsi alla città se non con gli strumenti a disposizione di questi Ma tempi c'è sui stata una social. crisi di adesioni o no? Ma il tesseramento è in linea con quello dell'anno scorso. Ora, ripeto, le adesioni o gli endorsement personali, io credo abbiano una importanza relativa in questa fase.
il nostro terreno, il terreno sul quale misureremo la nostra capacità di essere ancora una forza protagonista in città sarà sicuramente dato dal risultato elettorale delle regionali, che inevitabilmente avrà anche un riflesso su questa città, non lo nego. Io mi auguro possa essere positivo perché vedo nuove, giovani energie vogliose di misurarsi e vedo da parte dei tanti che hanno scelto di continuare la loro militanza nel Partito Democratico anche un rinnovato spirito di parte, un rinnovato orgoglio, come se ci fossimo liberati in qualche modo di qualcosa di pesante e spero che questo produca effetti anche nelle urne. Beh, ovviamente è un augurio che viene fatto al di là poi delle rispettive posizioni. Quindi abbiamo parlato della situazione del partito a Manfredonia, ben diversa invece la situazione in tutta la regione. Il partito sembra che abbia ancora una Ma posizione di vertice, no? sì, quel che è successo a Manfredonia è chiaro che è caratterizzato da una serie di specificità che riguardano il dato locale, ma il Partito Democratico, ripeto, a livello nazionale, anche in Puglia, ha vissuto una fase una fase anche sofferta di confronto interno, fino a quando poi con le elezioni primarie che hanno celebrato la vittoria di Michele Emiliano come candidato alla presidenza della regione e quindi con il congresso che ha portato alle elezioni di Zingaretti, anche in Puglia si è fatta, diciamo così, un po' chiarezza tra chi ha scelto convintamente di continuare a perseguire questa strada e chi invece legittimamente ha fatto scelte diverse. Io vedo il partito in una condizione di buona vitalità. È chiaro che le elezioni regionali, poi, essendo elezioni in cui si elegge direttamente il presidente, sono condizionate molto appunto dalla figura del candidato. È chiaro che ciò che ai cittadini, tra l'altro, interessa molto, più che le vicende specifiche dei singoli partiti, delle civiche, dei movimenti che scendono in campo, è la contesa tra Emiliano e Fitto, che sono due proposte chiaramente alternative, perlomeno dal mio punto di vista. Non so come vi sia qualcuno in grado di essere in imbarazzo nella scelta. Se si sta con la destra, si sta con Fitto, se si sta col centro-sinistra, si sta con Emiliano. È innegabile che gran parte della campagna elettorale, dunque del successo anche che le liste collegate avranno, dipenderà molto dall'idea che si faranno i pugliesi su quello che sarà il candidato più migliore per la carica di presidente. Io mi auguro che si riconfermi la fiducia al mio amico Michele Emiliano. Benissimo, il tuo amico Michele Emiliano. Qualcuno si lamenta ancora di quel cretino che è stato detto ai cittadini di Io Manfredonia? c'ero ed era una cosa, è stata del tutto travisata ed enfatizzata quell'espressione di Michele, tratta da un contesto in cui, diciamo, Quindi aveva va tutt'altro contestualizzato. senso, sì, decontestualizzata. Ero presente, ero a 1 metro da Michele quel giorno, quindi è stato un incidente di comunicazione. Michele invece è una persona che ha molto a cuore le sorti della nostra città, ha molti amici a Manfredonia, che ha sempre sostenuto le cause e le battaglie di questa città, è un amico di Manfredonia, non si sarebbe mai permesso di esprimere un giudizio di quella natura. Vabbè, te l'aspettavi questa, no? Siamo sulla Sì, buona certo. strada, Da il te mi aspetto tuo di tutto. siamo sulla buona strada, il tuo slogan, uno Sì. slogan particolare che fa cenno anche a una Puglia Beh, non è uno che slogan originalissimo, non è che dovevo per forza stupire l'elettore con effetti speciali. C'era bisogno di uno slogan che riassumesse il senso di questa candidatura. Quindi ho guardato, abbiamo guardato quando ci siamo confrontati per la scelta, non alla necessità, ripeto, di fare una cosa di stupire il lettore, ma di lanciare il messaggio che volevamo lanciare. Io credo che quella che abbiamo indicato a questi anni pugliesi sia la strada che bisogna continuare a seguire. Credo che quella che a suo tempo tracciammo, contribuito a tracciare per Manfredonia, sia la strada che sarebbe utile riprendere. Quindi quello slogan aveva
doveva racchiudere, come tutti gli slogan, come tutti i messaggi comunicativi che pubblicizzano una candidatura, doveva in poche parole esprimere un senso. Sulla buona strada ci è parsa una cosa, la cosa che volevamo dire, tutto qui. Quindi è l'opposto della cattiva strada, ma è l'opposto della famosa ma canzone. Non è, no? L'opposto di nulla, è la buona strada. Poi ci sono le strade corte, le strade lunghe, le scorciatoie, le strade cattive, le strade insidiose. Non è l'opposto di nulla, è la strada che indichiamo noi. Benissimo, ci sono tante strade. Paolo, io temo che ci sia da parte di qualcuno anche questa voglia di regolare vecchie pendenze, approfittando delle regionali. Tu temi questo o ti aspetti qualcos'altro? Ma in politica... Ovviamente ci riferiamo alla politica. La politica è bella perché è il campo nel quale si possono esercitare tutte le possibilità, ognuno può attribuire o ritenere che una contesa elettorale abbia il senso che gli aggrada di più. Io questa candidatura che ha voluto il partito di Manfredonia, che ha voluto il partito provinciale, che mi ha chiesto Michele Emiliano, è una candidatura che ha un senso politico. Un senso politico e che sta in un progetto, che è quello di portare il centrosinistra, riconfermare il centrosinistra al governo della regione, evitare che in Puglia si saldi un cocktail dal mio punto di vista micidiale tra populismo, sovranismo leghista, vagiti di neofascismo che pur si intravedono in alcune proposte di partiti che sostengono la coalizione di Raffaele Fitto, un certo modo che si riaffacci un notabilato che in tanti anni, per troppi anni forse, in un'epoca ormai lontana, ha monopolizzato le vicende della Puglia, penso alla sanità, ma non solo, voglio dire, quindi sbarrare il passo a questa alleanza che dal nostro punto di vista è pericolosa per la Puglia, e far modo che questa città possa vivere un ruolo da protagonista in questa nuova stagione del governo di centrosinistra che noi speriamo di poter offrire ai pugliesi. Questo è il senso della mia candidatura, null'altro. Poi ognuno attribuisce alla propria candidatura le ragioni che ritiene più opportune. Benissimo, io effettivamente mi aspettavo questa risposta. Mercato ittico, hai parlato proprio qualche giorno fa della sì. ripresa delle attività del mercato ittico, di un augurio che eventualmente fai affinché si creino le possibilità di riprendere le attività del mercato ittico. Più che un augurio, io ho preso atto che si era giunti nella gestione di quella vicenda ad un punto e quindi è inutile girarci intorno, da lì bisogna partire, ossia la struttura è stata rimessa nella disponibilità dell'autorità portuale di sistema, la quale ha avviato una procedura di gara per la gestione del mercato medesimo e dunque ho detto che una soluzione necessita in tempi rapidissimi. Questa sollecitazione, più che questo auspicio, ho rimesso a chi ha la responsabilità di questa procedura e ho avuto rassicurazioni che tanto si farà. Credo sia indispensabile che il mercato riprenda la propria funzionalità. Sono state in questi anni sperimentate tante diverse modalità, si sono inseguite soluzioni le più diverse e sta di fatto che il mercato è chiuso da un po' di anni. Io ho ricordato che da sindaco ho sempre ritenuto che quello fosse un servizio pubblico per le garanzie che dà anche alla trasparenza delle procedure di asta e dunque di commercializzazione, perché è un servizio che coglie un'esigenza e un interesse che non è soltanto di una categoria specifica, ma appunto ha una rilevanza cittadina, e avevo sognato che il mercato ittico potesse essere gestito assieme dalle istituzioni, e in quel consorzio c'erano le istituzioni non solo del territorio, ma anche le istituzioni politiche provinciali, c'era la Camera di Commercio,
dalla marineria attraverso le sue rappresentanze, perché sono convinto che la marineria di Manfredonia, l'ho sempre pensato, andasse responsabilizzata, perché le cose si fanno assieme e perché vedevo, sono convinto che il mix nella gestione di servizi che hanno una rilevanza pubblica tra il ruolo del privato e il ruolo del pubblico sia la ricetta che possa funzionare. E per quello, voglio dire, ho sostenuto anche la possibilità che il consorzio nella prima fase non riconoscesse un canone al comune e che le strutture potessero essere utilizzate dalla marineria medesima. C'è stato chi ha scelto poi di liquidare quell'esperienza, si dice una falsità quando si dice che il consorzio per il mercato ittico è fallito, non è mai fallito, non c'era un'istanza di fallimento, si è deciso di liquidare il consorzio, una scelta che io non ho mai condiviso, e poi siamo arrivati dove siamo arrivati, quindi ho espresso un'opinione. Ho promesso un impegno e manterrò questo impegno. Se la soluzione che deriva dalla gara si dovesse dimostrare impraticabile, io non lo so, mi auguro di sì, si dovranno scegliere, si dovrà aprire una riflessione, ma ho avuto, voglio dire, rassicurazioni che quella procedura potrà terminare. Poi, se ci fossero novità, parleremo delle novità che ci saranno. Al momento non abbiamo altri scenari all'orizzonte. E quindi io ribadisco che si deve fare in fretta perché la marineria di Manfredonia, la città di Manfredonia, hanno bisogno che il mercato ittico ritorni ad essere presto funzionale e Tu hai detto in autunno, attivo. pensi Io che credo si possa che i realizzare? tempi che ho indicato possano essere assolutamente rispettati. Mi auguro all'inizio dell'autunno, non nel tardo autunno, credo. Senti, altra cosa importante che è stata detta in questi giorni è riferita al porto turistico. C'era un tuo cenno alla ipotesi che possa eventualmente rientrare nel sistema portuale pugliese. Io credo Vorrei. molto nelle potenzialità di un governo delle portualità sistemico e che riguardi la Puglia, perlomeno una parte della Puglia. Io lanciai già oltre un decennio fa l'idea, più di 10 anni fa, forse 15 anni fa, l'idea di un'autorità portuale di sistema che facesse riferimento al Basso Adriatico. La chiamammo, la costituimmo anche. Si chiamava Autorità Portuale del Levante. Poi ci fu chi invece quella ipotesi avversò, ossia il governo di centrodestra, il governo di Berlusconi. Poi vi fu chi a Manfredonia si accomodò, diciamo, alla soluzione individuata, ossia di un'autorità portuale che riguardasse solo il porto di Manfredonia. Io ho sempre pensato che quella fosse un'ipotesi che non era utile, che non portava frutti. In un'ottica invece sistemica, io penso che le nostre portualità mantengano potenzialità che possano essere esaltate, ritengo ciò sia vero anche per il porto turistico. Credo che si debba lavorare anche più Cioè, che vantaggi alacremente. potrebbe avere il Vabbè, porto oltre quelli che turistico possono che si derivare, gestisce da sé a rientrare in questo sistema? ma oltre ai vantaggi che potrebbero derivare per i concessionari rispetto alla misura dei canoni, ma sono questioni che riguardano i privati, io credo che fare sistema e quindi connettere le potenzialità di ogni punto di forza che la Puglia mantiene sul mare sia un vantaggio. Oggi non si può giocare in solitudine, oggi sono necessarie alleanze e attraverso le alleanze che noi possiamo stabilire in Puglia, specialmente sulla dorsale Adriatica, noi possiamo esaltare anche i nostri punti di forza. Faccio l'esempio più banale, e quello che vale rispetto all'esempio che sto per fare, vale sia per i porti commerciali, ma anche per quelli che hanno natura, diciamo, più schiettamente industriale, ma può valere anche per quelli turistici. Se io governo un flusso di relazioni e di utenze, e ho la potenzialità di governare e di relazionarmi a un flusso di relazioni e di utenze che è internazionale e riguarda, faccio un esempio, 1.000 potenziali utenti, so dire ai singoli utenti che il suo bisogno può essere meglio soddisfatto, per esempio, al porto di Bari piuttosto che a quello di Barletta o piuttosto che a quello di Manfredonia.
Se io ho un'attività crocieristica che non posso svolgere a Bari, dico, e gestisco solo il porto di Bari, dice: mi dispiace, questa attività, questa tua esigenza non può essere soddisfatta. Se io governo un sistema, la molteplicità di relazioni che ho mi può portare a dire: è un'esigenza che non posso risolvere al porto di Bari, ma posso risolvere al porto di Manfredonia. Credo che questa sia avere un'offerta articolata. Quando oggi si ragiona con interlocutori, con buyers, che sono spesso grosse società che mobilitano merci e uomini sul mare, pensiamo a quelle che vengono dall'Oriente, ma anche a quelle che si affacciano dal bacino turco, ai nuovi protagonismi che anche sono in atto sull'arco del Mediterraneo. Parliamo di grossi numeri e parliamo quindi di una portualità che deve fare sistema, se Ma vuole essere in le grado società che di competere amministrano. con gli altri sistemi, perché qui la competizione non è più Manfredonia, Barletta, Bari, qui la competizione è Puglia, Campania, Italia, Algeria, parliamo di questo. È chiaro che se stiamo nell'orizzonte piccolo del campanile, bisogna avere una visione ampia, Benissimo, però le società bisogna avere una che visione ambiziosa. Paolo, le società che amministrano il porto turistico gradirebbero questa soluzione Beh, o credo proprio di sì, credo proprio di sì. Quindi probabilmente ciò è stato anche posto innanzi da chi. Premesso che è una scelta che non dipende da chi gestisce, dal concessionario, ecco, diciamo Certo. in genere, è una scelta che suppongo possa fargli piacere, ma io sono convinto che sia una scelta necessaria. Sono tanto convinto anche perché quel porto ce l'ho nel cuore. Vorrei Perché ricordarti ce che l'hai io nel cuore? Perché Spiegaci. io ho rimodulato i fondi rinvenienti dal contratto d'area, il cosiddetto terzo protocollo, principalmente, se non esclusivamente, per realizzare quel grande sogno. C'era una progettualità latente di molti anni che giaceva inespressa, prodotta dalla Mucafer, che aveva messo su questa società Gespo. Io mi innamorai subito di quella ipotesi, ma scelsi di rimodularla. Chiamai un grande architetto al momento non lavora più a Manfredonia, lavora a Milano, un mio amico, Sergio Delicari, che ha realizzato, secondo me, ha progettato uno dei porti più belli del Mediterraneo. Abbiamo fatto cambiare il progetto, siamo andati in consiglio. Quanta fatica ho fatto al mio partito per far comprendere a chi diceva che si sarebbe insabbiato, a chi diceva che quell'area sarebbe stata congestionata dalle auto, a chi diceva addirittura che il porto faceva ironia, era meglio farlo a macchia. C'erano imprenditori, poi gli esperti del diportismo che avevano le idee più varie. Io sono stato tenace, sono riuscito a far finanziare quel progetto. Cambiamo i complementi di programmazione per renderlo possibile e quel grande sogno si è avverato. Penso che quella sia una leva, un'eredità di quella stagione di cui Manfredonia deve fare un buon uso. Penso che in un momento di difficoltà come questo, avere quel porto turistico non solo per la portualità in sé o per chi esercita l'impresa di gestione, ma anche per le potenzialità e per il bacino turistico che ha allargato, sia uno dei fiori all'occhiello di questa città. Vedi come le buone idee nel tempo poi durano e portano frutti. Bisogna proiettarla in un contesto di sistema adriatico, mediterraneo, sono convinto di questo, ma lo penso anche per il nostro porto altifondario, l'ho sempre pensata così. Benissimo, va bene, la risposta l'abbiamo avuta, ce ne sono tante domande da rivolgere a chi in un certo qual modo è stato consigliere di maggioranza e quindi senz'altro ha avuto anche potere decisionale rispetto alle altre forze politiche. Ospedale di Manfredonia, il punto interrogativo sempre posto Chiude o non innanzi. chiude? Che cosa vogliamo Il dire dubio amletico, di questo nostro ospedale che è un che a detta ospedale. dei tanti rischia di essere completamente messo da parte? La sanità pugliese ha vissuto un momento di grave difficoltà, non per nulla noi più di 5 anni, circa 10 anni fa siamo stati oggetto di un piano di rientro con la sovrintendenza, quindi di un tavolo ministeriale che in qualche modo ha condizionato le scelte che abbiamo assunto. Quindi non dobbiamo scordare da dove siamo partiti.
E siamo partiti ancora prima, visto che ci siamo, e torna d'attualità anche l'allora presidente della giunta regionale che si ricandida in questa competizione elettorale per rifarlo il presidente. Veniamo 20 anni fa da una stagione in cui si decise che la maggior parte dei piccoli ospedali pugliesi dovevano chiudere o essere ridimensionati. Noi abbiamo fatto una battaglia sin dalle elezioni di Nichi Vendola per risalire questa corrente in un contesto difficile. Si è andato avanti con risultati altalenanti, ma abbiamo sempre in continuità, in questi 15 anni di governo del centro-sinistra regionale, sostenuto la causa e la necessità che quel presidio ospedaliero fosse mantenuto. Poi certo, bisogna fare i conti col fatto che esistono su questo stesso bacino, su questo stesso territorio di riferimento, un grande ospedale privato come Casa Sollievo della Sofferenza, e l'ospedale Riuniti, che in questi anni non bisogna dimenticarlo, Manfredoniani, questa è una cosa di cui devono tener conto, è diventato un vero e proprio policlinico, è diventato, si appresta adesso a varare il DEA di secondo livello, è uno degli ospedali più importanti del Mezzogiorno d'Italia ed è una struttura al servizio del bisogno di salute di questo territorio che è una risorsa immensa per la stessa città di Manfredonia, visto che dista a non più di mezz'ora di macchina. La complessità è, diciamo, soprattutto dopo gli investimenti di questi anni, abbiamo investito milioni di euro per fare in modo che l'ospedale Riuniti diventasse un vero e proprio polo policlinico con l'università, credo sia un fiore all'occhiello per questo territorio. E in questo contesto l'ospedale di Manfredonia deve avere il suo ruolo, tenendo conto di quello che prevedono le norme e tenendo conto anche di quelli che sono, piaccia o non piaccia, diciamo, i protocolli anche di sicurezza che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità definisce il Ministero della Sanità, voglio dire, attua poi in ogni territorio. L'ospedale di Manfredonia è un ospedale di primo livello, tale resterà. Non è vero che diventerà una succursale di Cerignola, questa è una barzelletta. Tanto è vero che in questi giorni si sono celebrati, si sono svolti, e ne conosceremo nei prossimi giorni, veramente, la settimana prossima, anche gli esiti, i concorsi per dotare questa struttura di un nuovo primario di chirurgia, di ortopedia e di medicina, figure che mancavano da tantissimo tempo. Questa è una battaglia sì che io ho condotto perché votai contro il primo piano di riordino ospedaliero varato dalla Giunta Emiliano. La prima volta mi costò tantissimo in termini anche di sofferenza sul piano politico che ho votato un provvedimento in dissonanza dalla mia maggioranza o dallo schieramento a cui appartenevo in Beh, qualche 27 volta anni. bisogna pur farlo, Quella no? volta era necessario perché si prevedeva che non ci sarebbero più potute essere strutture complesse negli ospedali di primo livello. La mia impostazione poi è passata, oggi quindi abbiamo, ribadisco, è stato nominato il primario di psichiatria qualche settimana fa, oggi abbiamo un nuovo primario di medicina, di chirurgia, di ortopedia, è stato aperto un nuovo reparto, la lungodegenza, in questi giorni parte la riabilitazione, posti letto che abbiamo inseriti nell'ultima versione del piano. Se andiamo a vedere i posti letto del piano dell'ospedale di Manfredonia non sono mai stati così tanti. E questo vorrà dire nei prossimi mesi, man mano che i nuovi reparti si struttureranno, anche nuove possibilità di Ma c'è assunzione, sia in termini ancora di la medici possibilità che di di infermieri. Noi abbiamo previsto pensare? 40 posti di riabilitazione, ne attiveremo nei prossimi giorni 8, ma tra l'altro una scelta molto intelligente della direzione strategica ha portato Manfredonia, nonostante questo non fosse previsto dai LEA, cioè dai livelli essenziali di assistenza, a destinare presso il nostro ospedale servizio di senologia, che per la prevenzione dei tumori per le donne è un servizio di straordinaria importanza. Andatelo a vedere all'ospedale di Manfredonia. E qui a Manfredonia la senologia modernissima, la vedrà anche Emiliano che visiterà l'ospedale. E poi abbiamo cominciato a fare interventi di day surgery, mettendo a rete le competenze che ci sono presso i vari stabilimenti ospedalieri della ASL, si sono cominciati a fare interventi di ginecologia a Manfredonia, seguiranno interventi anche di otorino, di oculistica, di urologia. Credo che quindi,
È chiaro, poi c'è tutto da lavorare, da migliorare, c'è penuria di medici, il problema che non si trovano anestesisti riguarda tutto l'Italia, non si trovano Beh, le ortopedici, non si criticità trovano sono cardiologi, sono tantissime. tantissime, ma se stiamo alle scelte legislative e alle scelte, voglio dire, di programmazione, l'ospedale di Manfredonia non lo tocca nessuno, cresce, si rafforza nei servizi, però voglio dire, c'è poi qualcuno che deve dire per forza, cioè, mi rendo conto, l'hai detto tu, siamo in campagna elettorale, l'ospedale chiude, vabbè. Lo dirà, continuerà ad abbaiare alla luna. Abbaiare alla luna. Ecco, fra le tante criticità io penso al servizio di pronto intervento, quello. Pronto soccorso, i pronto soccorso sono, voglio dire, un problema di cui ci siamo occupati, stiamo provando a razionalizzare l'intero servizio. Si parla, in questi giorni, anche allo studio. E penso, insomma, ci siano ormai le condizioni per procedere alla stabilizzazione e dunque alla internalizzazione del personale del 118. C'è bisogno di più medici, nessuno lo nega, non solo qui a Manfredonia, ovunque, anche a Foggia. Ecco perché è importante utilizzare le risorse a disposizione, che l'Europa ci metterà a disposizione, perché sono risorse che possiamo utilizzare per fare un'importante iniezione di liquidità e dunque assumere i medici, perché è indispensabile assumere medici, infermieri, OSMA in tutta la Puglia, non solo a Manfredonia. Quindi assunzioni che Beh, il saranno concorso da fatte. OSS l'abbiamo espletato, assumeremo, sono stati assunti più di 2.500 Anche OSS. Il perché siamo in concorso per gli campagna elettorale, infermieri. no? No, è un concorso che è stato bandito 2 anni e mezzo fa, Eh allora sì, si è dico, però le sempre in campagna assunzioni. elettorale. No, le assunzioni arrivano adesso perché c'è stato un ricorso, semplicemente per quello, altrimenti sarebbero È state solo un caso fatte. che sono capitate in C'è questo stato un periodo. ricorso. Vabbè, Le d'accordo. assunzioni arrivano quando arrivano. Paolo, niente, io siamo in conclusione, però un cenno lo vorrei fare ancora a Manfredonia, anche se è chiaro che la tua presenza è legata soprattutto alla tua campagna elettorale. Manfredonia TV ovviamente ti fa i migliori auguri di successo, di buon risultato in particolare. La questione della gestione tributi, si è tanto parlato, si è tanto vociferato, si è tanto detto, sembra che sia all'origine di quella che è stata la rottura che c'è stata anche a livello di partito. Potresti fare un cenno per chiarire se è stata funzionale a qualcuno oppure è stata funzionale alla città? È stata funzionale a qualcuno, è un'affermazione di una gravità assoluta. Se qualcuno pensa che vi sia chi si sia avvantaggiato da un qualunque atto o provvedimento della pubblica amministrazione, io credo che abbia un dovere, quello di andare presso la Procura della Repubblica e di denunciare quello che sa. Io credo sia un dovere civico. Rispetto alla cosiddetta gestione tributi, è una cosa piuttosto complessa, ma se dobbiamo liquidarla nelle battute che il tempo ci mette a No, disposizione, vabbè, ne abbiamo ancora un era una po'. modalità che abbiamo attuato perché ci siamo resi conto che la gestione diretta, ci siamo resi conto che un concessionario che gestiva prima una parte dei servizi ci rubava i soldi e infatti l'abbiamo fatto valere e poi il concessionario è fallito, ci sono stati gli arresti, le vicende giudiziarie e che la gestione diretta da parte del comune, per la complessità e anche la necessità di dotarsi delle strumentazioni e delle competenze che oggi ti consentono di far fronte all'evasione, banche dati e tutto il resto, era poco funzionale, tant'è che io mi ritrovai da sindaco a fare un condono per rientrare dell'evasione della TARSU. Stabilimmo una modalità, come si è fatto in tutta Italia, per cui il concessionario svolge il servizio verso un aggio, ossia più il comune incassa, più guadagna, quindi se un concessionario si ritiene abbia guadagnato molto, gioco forza, perché la matematica non è un'opinione,
gioco forza vuol dire che il comune ha guadagnato tanto e l'aggio fu stabilito attraverso una gara pubblica. Questo contratto scadeva nel 2016, c'era chi pensava si dovesse tornare a una gestione diretta perché riteneva che questa modalità non fosse produttiva. Io la pensavo e continuo a pensarla esattamente al contrario e non peroravo la Quindi la causa. scelta che è stata fatta attualmente da chi amministra la città, dalla gestione commissariale, non la consideri una scelta Io opportuna? credo che sia più produttivo per un ente come il nostro, conoscendo la macchina, conoscendo il contesto sociale, conoscendo quanto è difficile esigere tributi in questa realtà, credo che sia più produttiva una scelta di quella che abbia quella natura. Credo che l'internalizzazione non sia la maniera più efficace, ma voglio dire, non mi sembra una cosa che abbia detto un'eresia, vi so, vi è chi la pensa in un modo, chi la Ma sì, pensa in un certo. altro. Poi, come al solito, Vincenzo, ci sono i fatti a dimostrare le cose, ma non è che mi accanisco, tant'è che la scelta di fare la gara o di passare a una gestione diretta si poteva fare anche nel 2016. C'è stato un contrasto, come me altri pensavano nel 2016 che alla scadenza del contratto, se non si voleva prolungare il contratto con l'attuale concessionario, si doveva bandire una nuova gara. Non si è prolungato il contratto con l'allora concessionario, non si è fatto una nuova gara, non si è internalizzato, in verità non si è fatto nulla, questa è la realtà. Mi risulta che chi amministra oggi il comune abbia fatto la scelta dell'internalizzazione, che comunque è un'internalizzazione che mi sembra comporti l'ausilio in ogni caso di un privato, perché è stato selezionato un privato per le funzioni per supportare l'amministrazione. Io mi auguro che questa scelta sia produttiva. Se fossi quando amministravo io e se dovessi dare un consiglio, riterrei che sia più produttiva la modalità che utilizzavamo prima. Tutto Senti, sei uno dei pochi che ha preso le distanze da quello che è stato l'iter amministrativo degli ultimi anni. Questa scelta è ma stata io non una è. scelta, chiamiamola una reazione Ma io o tuo non ho modo di... preso le distanze perché non si può, in politica non si possono prendere le distanze. In politica ci sono i fatti. Io ho detto che noi abbiamo commesso degli errori, che abbiamo amministrato nell'ultima fase soffrendo troppe difficoltà, difficoltà di natura politica, difficoltà amministrativa, e che dunque dobbiamo assumerci la responsabilità anche degli esiti di quella vicenda sul piano amministrativo. Non è prendere le distanze, è riconoscere che non siamo stati all'altezza della sfida nell'ultimo mandato. E ho detto che la vicenda che ha riguardato lo scioglimento del comune, al di là del merito, se o meno vi fossero le condizioni che la legittimassero, è un dibattito aperto, ci sono, voglio dire, i provvedimenti sono stati oggetto di impugnazione, mi interessa fino a un certo punto. Io dico che ci sono state evidentemente delle sottovalutazioni, perché giusto o non giusto, noi lì non ci dovevamo nemmeno arrivare. Credo che chi, voglio dire, rifiuti di fare i conti. Ma Ne stai parlando con una certa sofferenza, però. certo che ne parlo con una certa sofferenza, perché la mia parte politica era coinvolta in questa vicenda amministrativa. Chi rifiuta di fare i conti con i propri fallimenti, credo che, insomma, non renda un po' servigio né a se stesso né alla collettività a cui ritiene di poter prestare la sua opera. È indubbio che abbiamo commesso degli errori, che ho commesso degli errori. È indubbio che bisognasse chiedere scusa alla città per alcuni errori commessi. Ed è giusto, è necessario che quel che è accaduto, piaccia o non piaccia,
costituisca un monito per l'avvenire. Penso di dire cose assolutamente normali, non prendo le distanze da nulla e da nessuno. Poi voglio dire, quando si hanno responsabilità politiche, voglio dire, la politica è in grado di darti soddisfazioni personali, è in grado di, anche di metterti nella condizione di dimostrare di avere delle qualità, dà soddisfazioni, reca gioie. Quando si commettono degli errori, la politica reca dolori. Bisogna in politica, come nella vita, saper accogliere le gioie e i dolori, ma anche saper riconoscere i propri errori. Benissimo, siamo arrivati alla fine, siamo sulla buona strada o no? Beh, io se fossi convinto che quella intrapresa fosse una strada sbagliata, non l'avrei intrapresa. Ho deciso di candidarmi perché ho ritenuto ve ne fossero le condizioni, perché penso di poter dare un contributo a questa città, al mio partito, alla causa del centrosinistra e al presidente Emiliano, e perché penso che in questa città ci sia bisogno ancora di politica sana. E credo che il Partito Democratico possa, debba necessariamente continuare ad avere un ruolo, a svolgere la sua funzione e a dare il suo contributo a quel che verrà, a quel che sarà, ossia allo sforzo che dovremo fare per rimettere in piedi questa città. Benissimo, e allora, come abbiamo fatto con tutti gli altri ospiti che ti hanno preceduto, ti rivolgiamo il nostro in bocca al lupo per questa nuova avventura e ovviamente speriamo di averti ancora come nostro ospite. Se Ti mi vorrete, ben ringraziamo. volentieri. No, ma sì, certo che ti vogliamo. Tanti auguri ancora Grazie, Vincenzo. e ovviamente ti aspettiamo per eventuali altri appuntamenti. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, come al solito con Piazza del Popolo, la piazza dove ogni tanto vengono fuori le idee dalla quale si attingono le informazioni e, come detto prima, le idee, soprattutto le idee di buona politica. Grazie Grazie ancora ancora Paolo. Vincenzo. Grazie ancora Buonasera a Paolo tutti. Campo. Bene, noi ci rivediamo la prossima volta, ci risentiamo la prossima volta. Ringrazio il nostro regista Andrea Colaianni per le riprese e il saluto cordiale a tutti per il prossimo appuntamento.